Noi che ci guardiamo allo specchio e allora non abbiamo più il coraggio di colloquiare perché non abbiamo più identità. E non avendo più identità, di che cosa parliamo? L'altro diventa quello che ci mette in crisi allora, perché o ci costringe a riflettere su quelle piccole cose, ma altre le potete aggiungere voi che ho detto, e allora ci accorgiamo la nostra pochezza nel rifiutare l'altro, nel non accettare il dialogo, nel frapporre continuamente degli ostacoli, il che non significa, parliamoci subito chiaro, uno sciocco buonismo, Ognuno ha delle regole da seguire, non è questo il tema e non voglio nemmeno entrare, ma significa allora vedere effettivamente l'altro in questa dimensione. Ma se noi non siamo sicuri di noi stessi, l'altro ci mette solo in crisi. È come se, sono partito col paragone dello specchio, l'altro ce lo rompesse. E allora non abbiamo più uno specchio dove confrontarci, non sappiamo più che cosa guardare e non sappiamo più cosa vedere di noi. Perché se lo specchio è rotto, che cosa vediamo? Vediamo le ombre nere. Vediamo il nero che c'è dietro lo specchio, vediamo tutto quello che noi in realtà siamo ma che non vogliamo sapere di essere. E allora, e poi chiudo questo breve incipit, no? Lasciando la parola a Alessandro, poi ci scambieremo la parola, e allora diventa immediatamente forte il desiderio di aggressività, lo specchio è rotto ma è come se ci fosse. E allora mi voglio specchiare in quello specchio che non c'è, ma voglio che ci sia. E allora l'altro è lui che diventa il nero dello specchio. Allora l'altro diventa quello che non deve comparire perché altrimenti mi mette in crisi. E allora io devo lottare contro l'altro, devo conculcare l'altro, perché penso erroneamente che facendo così io possa recuperare una mia identità. Invece è come un girone infernale, continuo a perderlo sempre di più. E arrivo in fondo. E in fondo che cosa c'è? La non umanità. Quella che Hannah Arendt diceva la banalità del male, ma potremmo dire la banalità della non umanità, in cui l'uomo poi si perde, diventa la micro quotidianità e perde quel grande afflato che faceva sì che uno come Giuliano, San Giuliano l'ospedaliere, potesse aver fatto di tutto nella vita, ma di fronte all'altro era pronto a qualsiasi cosa, perché sapeva che nell'altro c'era quello che forse lui non era mai stato e che avrebbe avuto piacere in qualche modo di essere. Ma sicuramente ora Alessandro Cecchipone dirà delle cose più intelligenti delle mie. Difficilissimo. Grazie Claudio, è difficilissimo perché avete avuto la prova di qual è la differenza fra un professore, ne siamo pieni, e un maestro. Cioè il maestro è colui che ti riporta i contenuti di un sapere con una profonda rielaborazione, con una profonda partecipazione che non è soltanto diciamo culturale, ma è anche profondamente umana, emotiva, viscerale. Essendo un maestro mi ha subito dato la possibilità di raccontarvi anch'io un episodio molto importante per tutti che viene continuamente dimenticato. Diciamo Gesù Cristo è l'altro e lo è per tutti, il mio libro nasce proprio da questo, cioè da cercare in questa figura, secondo il cattolico, il figlio di Dio reincarnato, morto e risorto, e per l'umanesimo laico uno dei grandi illuminati della storia, come per esempio Buddha, cioè uno di coloro che ha saputo tirarsi su rispetto a tutti gli altri e cercare delle cose che non sono mortificate dal quotidiano. Ma noi non abbiamo neanche il coraggio di visualizzarlo, questo personaggio, importantissimo per i credenti come addirittura figlio di Dio, importantissimo per i non credenti come un grande illuminato, forse il più grande illuminato dell'Occidente, così come Buddha lo è stato dell'Oriente. Non abbiamo il coraggio di guardarlo e lo abbiamo raffigurato in una maniera profondamente falsa. Quando lui cita il lebbroso, riferendosi alla storia di Giuliano, cita proprio la necessità di capire che l'altro non può essere come noi lo vogliamo, ma è come è, o addirittura, per metterci alla prova, addirittura peggio di come realmente è. Allora qui vi riporto un'esperienza che forse qualcuno ricorderà, perché come cortesemente diceva il maestro Bonvecchio, io ho sempre cercato di fare le mie ricerche insieme con voi, cioè insieme con il pubblico, che si tratti di lettori o soprattutto di spettatori televisivi. E allora insieme con gli amici della BBC, che hanno il pregio di non essere ideologici, di essere pragmatici, di avere quindi, come dire, nel sangue, nel DNA, quell'atteggiamento tipico del liberalismo anglosassone, abbiamo fatto un esperimento. Ci siamo chiesti, ma Gesù Cristo com'era veramente? Era il lebbroso di Giuliano?
oppure era quello che da secoli ci fanno vedere, questo bel giovane bianco, biondo, con gli occhi azzurri, perché questo è. Evidentemente per avvicinarci all'idea del figlio di Dio dovevamo fare in modo che questo figlio di Dio fosse una specie di principe azzurro. Non ci siamo accorti che è una forma di bestemmia. Il figlio di Dio, il principe azzurro, l'illuminato. Ricordate che Buddha per un anno è stato sotto un albero senza muoversi, è diventato inguardabile, con i capelli lunghissimi, le unghie lunghissime, sporco, puzzolente, lurido, pieno di foglie, di terra, tant'è vero che hanno cominciato a crescergli i fiori nelle cavità delle braccia, delle gambe, gli uccelli gli beccavano in testa. Quindi lì era molto chiaro che non deve essere bello l'altro se è l'illuminato, e invece noi da millenni abbiamo avuto quest'idea di Gesù Cristo come quello che fa Jesus Christ Superstar, cioè un gran figone anglosassone, diciamoci la verità. Allora, che cosa siamo andati a fare con gli amici della BBC e con l'aiuto di un gran numero di studiosi, antropologi e via dicendo? Siamo andati a cercare una tomba a Gerusalemme del periodo di Gesù Cristo, l'abbiamo aperta, abbiamo tirato fuori ciò che abbiamo trovato e con i sistemi che oggi ci sono, paleontologici, antropologici, medici, ma anche dell'ITC, cioè della tecnologia dell'informatica e del computer, dalla forma del cranio e dalla forma delle ossa e dalla comparazione della gente vera che vive e viveva lì, abbiamo fatto vedere com'era veramente Gesù. Una schifezza. Era uno con un enorme nasone, con la fronte bassa, i capelli neri, corti, gli zigomi alti, era come Sant'Agostino. E questo è perché ovviamente era un ebreo palestinese dell'epoca, che era brutto perché all'epoca, poveretti, mangiavano male, non avevano medici, non avevano capacità di fare prevenzione di carattere igienico-sanitario, per cui non era un fatto di etnia, di geni, era un fatto che la gente viveva male 2000 anni fa circa in Palestina, perché mangiava poco, mangiava male, mangiava quello che c'era, avevano gravissime carenze, altro che il nostro multicentrum, avevano i denti devastati perché non c'erano i dentisti e nessuno li curava e morivano prestissimo. Quindi abbiamo visto e abbiamo mostrato che sia in Inghilterra che da noi che Gesù era brutto. Ah, oh. In Inghilterra è uscito, ne ha fatto addirittura la copertina, se non mi ricordo male, di Newsweek o qualcosa del genere. Da noi, passata la puntata, hanno preferito non parlarne e la cosa è morta lì. E noi continuiamo a credere che il Gesù vero sia quello di Zeffirelli, cioè questo gran figone che sembra appena arrivato da New York o dalla California o da Miami. Allora, per dire proprio, e quindi seguo le orme del maestro, che il problema è che l'altro ci fa paura perché non è come vogliamo noi, e quindi ce lo facciamo, addirittura ci siamo permessi di dire come deve essere Dio, per considerarlo tale e per credere in lui. Non potremmo credere in un Dio brutto. E allora ringrazio tanto Erasmo per avermi coinvolto, perché io ricordo che una delle divinità più potenti e più importanti dell'antica Grecia, dove hanno inventato tutto, la psicanalisi compresa, 2500 anni fa, era un mostro piuttosto cattivo quando era necessario e comunque privo di freni, era Dioniso, era quello che poi, un po' ingentilendolo nel nome, i latini hanno chiamato Bacco, ma insomma era uno che amava ubriacarsi e scopare, scusa, questo, ed era però un dio fondamentale perché fin 2500 anni fa hanno inventato quello che poi Freud ha dovuto reinventare nel 1901 a Vienna chiamandolo S, e cioè la parte istintuale, la parte sregolata, la parte difficile da gestire, che però in realtà è quella che ci muove, è quella che ci fa fare il primo passo verso l'altro, magari per mangiarcelo, per derubarlo, per andarci a letto, per rubargli le cose più importanti. Questo è Bacco, questo è Dioniso, questo è l'Es. Allora capite che è vero che i pagani avevano capito molte cose o quasi tutte prima dei cristiani e anche prima di noi,
noi abbiamo dovuto, come dire, risistemare e cambiare il nome. Allora il libro nasce proprio dal tentativo di dire ai miei amici, non cristiani, cattolici, smettetela di parlare del divino come di un presepe, perché comunque l'umanità, la realtà, non è un presepe, è un luogo di passioni violente, di scontri violenti, di ricerca continua, di limiti che dobbiamo porre a noi stessi e porre agli altri perché poi funzioni la vita quotidiana collettiva, perché non si trasformi, come diceva Hobbes, in una specie di guerra di tutti contro tutti.